Andrea Anastasio, una partita iniziata male, recuperata e un tie break. Il rammarico è grosso, no? Perché effettivamente siamo partiti male, poi abbiamo iniziato a giocare meglio, anche se abbiamo avuto delle lacune abbastanza evidenti nel corso della gara che non ci hanno permesso di essere troppo equilibrati in campo, però abbiamo lottato. Sai, con loro purtroppo è così, ci giochi fino alla fine. Tie break potevamo fare un po' meglio obiettivamente, perché abbiamo iniziato a sbagliare un po' troppo, 12-11, abbiamo fatto errori in battuta, errori in attacco, allora a quel punto sai, difficile chiudere in modo vincente. Senti, un approccio inspiegabile, perché al primo set i tre attaccanti di palla alta non hanno messo per terra un pallone, una cosa che penso in campionato non sia mai successa. Ti sei dato una spiegazione? No, no, perché non si può sempre spiegare il fatto di avere un atteggiamento sbagliato, il fatto di giocare partite di basso profilo all'inizio così, non si può sempre spiegare. Anche onestamente non mi capacito, no? Oggi abbiamo avuto troppe difficoltà, siamo stati bravi a recuperare, Leal è entrato molto bene, ci ha dato una grande mano. Simone ha lottato come un demonio fino alla fine, Riccio ha fatto bene, però dovevamo far meglio, io credo, no? Siamo stati troppo lacunosi e alla fine, insomma, è quello il mio rammarico, però non bisogna neanche trovare sempre delle scuse, sai? Questa è la partita da giocare, ho detto che ragazzi, dobbiamo giocare dall'inizio alla fine. L'abbiamo fatto dopo il primo set, quello sì. Dopo Milano avevi detto che questa è una stagione deludente, la realtà è che Piacenza non ha conquistato neanche una finale e soprattutto è stata eliminata quasi sempre davanti al proprio pubblico, due volte da Milano, adesso con Civitanova. La prossima volta casomai cerchiamo di giocare fuori allora. No, ti sei dato una spiegazione su questo fatto che questa squadra costruita insomma, almeno per arrivare in qualche finale, ecco. A parte la Champions, dove è stata eliminata una squadra obiettivamente di ottimo livello, qualcosa in più si poteva fare, insomma questo non è un segreto. Assolutamente sì, penso che sia complicato darti ragione. Il fatto di dire che eravamo deludenti dopo il quarto di finale con Milano, oltremodo, siamo delusi anche dal fatto di non poter giocare fino alla fine questo torneo perché ci tenevamo tanto, no? Oggi il rammarico è il fatto di avere comunque lottato fino alla fine, purtroppo lottiamo ma non vinciamo, questo è una cosa abbastanza negativa.